incontrato Laura praticamente appena nata, perché ho seguito la sua storia, ho seguito la storia della mamma appena arrivata sullo sbarco, sempre tramite Croce Rossa, e quindi praticamente Laura l'ho vista nascere. Inizialmente ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, avendo già una bambina di 2 anni e mezzo, valutavamo anche la questione anche magari della gelosia, avevamo queste perplessità, però forse era nata qualcosa già da quando è nata Laura, quindi poi abbiamo deciso di fare questo affidamento. Ormai è della famiglia. Rideva, non lo fa mai Laura, pure lei avrà capito che quella era la nonna, nonostante io tutti i giorni le dicevo ora arriva la nonna Lima con la tua sorellina, io tutti i giorni parlo, ho sempre parlato della nonna che aveva questa sorellina, le facevo vedere le fotografie che gli zii mi mandavano. Stringo forte Laura perché così mi sento più vicino a mia figlia. Le somiglia tantissimo. Avevo paura che non mi riconoscesse e invece ci siamo sentite subito ed è stato bellissimo. Sono arrivata in Kenya come rifugiata scappando dalla guerra in Somalia insieme a mia figlia. Un giorno lei è scomparsa. L'ho cercata ovunque ma non l'ho mai trovata. Ho faticato molto per cercarla, Poi i miei parenti, informati dalla Croce Rossa, mi hanno detto che era partita per l'Italia e che aveva avuto una figlia, ma che purtroppo non era sopravvissuta al parto. Non so perché abbia deciso di partire. Se lo avessi saputo l'avrei fermata e fatta rimanere con me. L'amavo tantissimo. Sì, ho perso mia figlia, ma mi ha lasciato 2 bambine bellissime. Per questo sono felice. Con Laura sarà molto ma molto duro. 8 mesi, anzi quasi 9 mesi, passati insieme, vederla crescere, iniziare le prime pappe, la frusta, i primi dentini, sarà difficile. Ma resteremo in contatto, andremo noi a trovare Laura. Laura quando vorrà potrà venire qui da noi quando vuole. La nostra casa è la sua casa.